Il pranzo è servito! Ben ritrovati su un nuovo video dei due caproni. Oggi siamo qui a vedere uno dei giochi gratis del mese del PlayStation Essential, ormai si chiama Need for Speed Heat, che è un gioco di Need for Speed che è uscito un paio d'anni fa. Anche graficamente abbiamo notato subito che è fatto piuttosto bene, nonostante sia comunque un paio vecchio un paio d'anni, però rispetto magari al capitolo quello di Payback, sarà stato dato gratis qualche anno fa, sicuramente questo è un passo avanti, perché graficamente è un gioco di auto, quell'altro faceva proprio schifo. Vabbè, adesso non esageriamo, comunque diciamo che era circa uguale a livello di mappa, a livello di cose che devi fare. Quello che cambia fondamentalmente in questo è che c'è giorno e notte, quindi si può correre di giorno per farvi denaro, mentre di notte per invece aumentare la propria fama. E poi sbloccare macchine diverse oppure sbloccare corse diverse. Sì, mentre in Payback i componenti si sceglievano con una sorta di slot, che personalmente non mi era piaciuto molto. Qua vediamo un attimo la personalizzazione dell'auto. Devo dire che di personalizzazione ce n'è parecchia per le diverse auto, ecco, magari modelli simili di auto. Noi abbiamo sbloccato diverse BMW dello stesso modello, ma di anni diversi. Le modifiche sono un po' simili, però sì, chiaramente modelli diversi, hanno poi carrozzerie diverse, eccetera. Ogni auto ha comunque una barra della personalizzazione, diciamo così, che ci indica il livello di personalizzazione che può raggiungere l'automobile. E c'è anche la possibilità di cambiare direttamente il motore dell'auto, come c'era anche sui vecchi Need for Speed, quindi anche un'auto di merda con un motore più potente può performare meglio. Comunque ci sono diverse gare, adesso stiamo vedendo una gara in notturna, e come dicevamo prima, le gare in notturna ti aumentano il livello, quindi sblocchi nuovi pezzi, nuovi potenziamenti, nuove auto, nuove corse, sia di notte che di giorno, mentre invece se corri di giorno guadagni i soldi. Ovviamente i poliziotti di notte poi ti vengono a rompere i coglioni perché le corse sono clandestine, quindi bisogna stare attenti. Però ovviamente più gli sbirri ti cercano, più è un moltiplicatore che arriva fino a 5, e quindi puoi moltiplicare il raccolto, diciamo, della notte per 5 e aumentarlo così per avere, insomma, più reputazione, per salire di più livelli. Sì, diciamo che consigliamo comunque di fare le gare di notte senza denaro, in modo da non perderlo nel caso in cui si venga arrestati, soprattutto all'inizio è molto facile, perché già quelli di livello 2 va livello 3 ti prendo. È meglio secondo me fare poche gare e poi andare subito a casa prima che si salga di troppo il livello della polizia, anche perché durante le gare potrebbero prenderti più volte, nel senso iniziare a cominciare a inseguirti più volte, soprattutto se la gara è un circuito, quindi si passa sempre negli stessi punti. E un'altra cosa per gli inseguimenti, ovviamente più la macchina è grossa, quindi magari non so, un SUV rispetto a una macchina super sportiva, più è grossa più ovviamente riesce a ricevere meglio i colpi, resiste di più agli impatti delle auto, quindi diciamo che di notte è consigliabile avere un'auto magari più grossa. Ecco, se dovete scappare dagli sbirri, noi vi consigliamo con l'auto iniziale di non superare il livello 2 e eventualmente crescendo, migliorando sia voi come piloti sia la vostra auto, vi diciamo di stare intorno al 200 per fare il livello 3 e poi diciamo 300 livello 4 quando avete la macchina al massimo, scappate anche da quelli da livello 5. Ora è possibile comunque scappare anche con l'auto base, solo che è molto più difficile perché sia la polizia di base che quelle che vengono dopo, che hanno auto più veloci e più forti, vi fanno un sacco di male e in più vanno molto più veloci di voi, quindi a meno che non li ciullate in qualche modo particolare vi trovate un po' in difficoltà. L'acquisto dei componenti, di alcuni componenti in particolare per modificare l'auto, praticamente possono anche modificare lo stile di guida dell'auto, quindi per esempio fuori strada, corse su strada oppure derapata. Ci sono diversi stili, diciamo, di guida,
che vengono rappresentati in un grafico e tramite opportuni pezzi come i pneumatici oppure l'albero di trasmissione, se non mi sbaglio, il telaio, quindi le sospensioni, praticamente permette di trasformare un'auto in un fuoristrada oppure in una più da corsa oppure semplicemente in una da derapata che non sto dritta in strada. Esatto, non può fare le gare, però derapa tanto e serve per le sfide di derapata, ti torna poi utile. E comunque dopo andando avanti nella storia si sbloccano anche delle gare vere e proprie di derapata dove vince chi fa più punteggio di derapata. Quindi quello che consigliamo magari è aumentare il tipo predefinito dell'auto in modo da avere meno diciamo conseguenze a livello di perdita di potenza o accelerazione, cose del genere. Puoi anche tagliare se magari è una curva abbastanza impervia, perché abbiamo visto che i checkpoint non sono proprio molto drastici, quindi se c'è una curva larga voi potete anche tagliarlo un bel po' nello sterrato. Se avete un'auto che funziona bene sullo sterrato non perdete tanta velocità, mentre invece con un'auto da corsa, tipo una Ferrari con le ruote da corsa, vi trovate invece in difficoltà perché la macchina rallenta di molto. Ovviamente c'è anche una modalità single player, che è quella che abbiamo giocato noi, che oltre a fare appunto queste gare per prendere soldi di giorno e di notte per fare reputazione, consente anche di avere una storia, che sono praticamente delle gare in particolare che ti permettono di sbloccare non so, nuovi tipi di corse oppure delle nuove auto gratuitamente senza doverle andare a comprare al concessionario, oppure ti fanno sbloccare anche dei pezzi. Di notte, avendo un certo livello di inseguimento della polizia, sbloccate delle corse particolari, sono un po' più difficili, però se superate vi danno dei pezzi che potete sbloccare solo in questo modo. E altre auto si possono sbloccare finendo le sfide, quindi le sfide sono di diversi tipi, tra cui gare di derapate, gare di salto, il lungo praticamente. C'è un po' di tutto, collezionabili, sì. Autovelox, collezionabili da rompere, collezionabili da rintracciare, e la mappa è abbastanza vasta comunque. Rompi cartelloni, sì. Vabbè, le solite cose, quelle ci sono. Ci sono alcune macchine che vengono sbloccate con delle storie particolari, per esempio noi siamo arrivati al livello 20, abbiamo sbloccato una Aston Martin che ha una serie di sfide da completare con quell'auto per poi trovare un'altra auto, da quello che abbiamo capito non siamo ancora arrivati in fondo. E ce ne sono anche per un altro paio d'auto, ma in generale diciamo che la maggior parte delle auto bisogna comprarle, però ci sentiamo di dire che comprare le auto non è impegnativo particolarmente, perché sì, ci sono quelle auto che costano un po' di più, non sono però più forti delle auto che costano meno, e inoltre fare soldi è abbastanza facile perché le corse pagano abbastanza bene. Comunque di auto ce ne sono circa 140, sì, quindi avete abbastanza scelta, anche auto normalissime potete prenderle, come abbiamo detto prima, cambiate il motore e vi ritrovate comunque un'auto valida, anche se magari è solo la vostra preferita, ecco. Comunque siamo arrivati al livello 28, che diciamo che siamo a metà. Direi che fino a questo punto io potrei dare tranquillamente un 8, anche 8,5. Ma sicuramente quando è uscito questo gioco era piuttosto valido, 8 se lo meritava. Adesso ci sono giochi di corse superiori a questo qui, sicuramente, però il fatto che sia stato dato gratis, cioè il fatto che è gratis gli dà una marcia in più, quindi sì, ecco. Sì, sì. Può meritarlo 8 come gioco gratis, sicuramente il nostro consiglio per quelli del mese di settembre. Mi raccomando, il gioco è disponibile fino al primo martedì di ottobre, quindi affrettatevi poi a scaricarlo, ad aggiungerlo alla raccolta. C'è anche tutta una sezione online che noi non abbiamo in realtà provato, abbiamo fatto solo qualche gara a tempo, però effettivamente è piuttosto divertente, e se non avete un gioco d'auto, questo qui gratis noi lo consigliamo. Sì, sì, assolutamente. Bella.